Nell'anno del centesimo anniversario di Chevrolet, anche Safe Drive ha voluto festeggiare con il marchio americano il raggiungimento di un importante traguardo come questo. E lo ha fatto in compagnia del nuovo vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno, ideato e curato in collaborazione con la rivista Automobilismo e con la redazione del quotidiano online ilgiornale.it. Protagonista indiscussa della prova è stata la Chevrolet Cruze Hatchback, che nella sua nuova veste porta in dote un'inedita gamma di motori e un design innovativo. Vediamo insieme come se le cavate il nostro tester per un giorno. Carissimi amici di Safe Drive, Emilio Boccalini e la Chevrolet Cruze Hatchback in versione LTZ diesel con cilindrata 2.0 da 163 cavalli. Sono loro i protagonisti di Tester per un giorno nell'edizione di questo mese. Il test si svolgerà sulle sponde del lago d'Iseo, ma come di consueto, prima di dare il via alla giornata, conosciamo un po' il nostro tester. Emilio, perché qui? Come sei venuto a conoscenza della nostra iniziativa? Perché sono un lettore del giornale.it e perché guardo spesso la trasmissione su Rai1. Ecco, Emilio è un tassista, quindi è abituato al mondo dei motori e soprattutto delle quattro ruote 24 ore su 24. Ma la tua passione per i motori, insomma, va al di là del tuo lavoro oppure nasce solo collegata a quello? Nasce in giovane età. La prima volta che sono salito alla guida di una macchina avevo 11 anni, perché proprio la passione mi prende da allora, e quando ho dovuto cambiare lavoro a una certa età mi sono avvicinato a questo mondo perché era più congeniale alla mia passione. Bene, oggi avrai l'opportunità di trasmettere il tuo amore anche ai nostri telespettatori, e quindi seguiteci, andiamo a provare la nuova Chevrolet Hatchback e Emilio, a te il volante, diamo il via alla giornata. La Chevrolet Cruze 5 porte, che è uscita in questi giorni in Italia, segue il successo della Chevrolet 4 porte. La macchina ricalca sostanzialmente le linee estetiche della 4 porte, ha una calandra importante come quella della Cruze già in commercio, ma il lavoro grosso che hanno fatto gli stilisti, e si nota moltissimo, è sulla parte posteriore. La coda, disegnata in questo modo, dà un senso di leggerezza alla macchina, che è una macchina di una misura importante, 4,51 m, ma così disegnata e così tagliata risulta una macchina leggera, una macchina quasi da segmento inferiore, pur avendo uno spazio enorme. Ha dei cerchi importanti con delle gomme da 225-50 per una buona tenuta di strada, per una sicurezza di guida. Il taglio della carrozzeria posteriore chiaramente comporta lo spazio, la volumetria per il baule posteriore molto più grande della Cruze, e il fatto che abbia anche i sedili reclinabili 40-60 dà una grande modularità e una grande possibilità di carico a questa macchina. La macchina che stiamo provando oggi è un 2 litri a gasolio con un abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che porta la velocità massima a 209 km l'ora e una ripresa da 0 a 100 in 9,8 secondi. Il tutto per un consumo di 6,3 litri ogni 100 km. La vettura che abbiamo in uso oggi è la LTZ, che è la vettura top della gamma. È una vettura full optional che è assolutamente competitiva per il rapporto qualità-prezzo. Infatti la vettura costa full optional 21.200 euro. Ed è una vettura che non ho nulla che invidiare alle auto di alta gamma, soprattutto per il suo comfort e la silenziosità, nonostante sia una tre volumi e quindi sia portata ad essere più rumorosa di una due volumi. La seduta di guida è come molto simile alle auto tedesche, con un grande contenimento sui lati, ti senti avvolto dentro il sedile e sicuro nella guida. La posizione del volante è molto ergonomica, i comandi sono tutti intuitivi, la plancia è piacevole, con un buon disegno, i materiali sembrano di buona fattura, il motore anche in autostrada riprende molto bene, il cambio automatico soffre un po' quando si parte sugli altri regimi, ma è sopportabile. La plancia all'interno è dotata di una radio digitale, all'interno del bracciolo tra i due sedili anteriori abbiamo anche gli attacchi ausiliario e USB per poter attaccare eventuale iPod e qualsiasi fonte esterna di musica. Nel complesso il giudizio sull'autovettura è più che positivo, in quanto è una macchina, pur essendo due volumi, è abbastanza silenziosa, molto confortevole e soprattutto il rapporto qualità-prezzo è altamente competitivo.
così, cari amici, il tempo a nostra disposizione si conclude anche oggi, Tester per un giorno, quindi vi aspetterà il mese prossimo. Ma prima di salutarci io devo chiedere, Emilio, come ti è sembrata la giornata di oggi e soprattutto cosa ne pensi della Chevrolet? La giornata è stata molto divertente, la macchina è una macchina, come ho detto prima, con un rapporto qualità-prezzo molto buono, di facile guidabilità, è subito intuitiva la guida, facilissima in manovra per via dei sensori di retromarcia, insomma una buona macchina da famiglia, direi, con un rapporto qualità-prezzo incredibile. Perfetto, ora infatti ti vedremo alle prese, insomma, con la carta stampata e anche con il web, perché il tuo prossimo passo sarà quello di diventare giornalista che scriverà un testo per Automobilismo e uno che verrà pubblicato sul giornale.it. L'appuntamento quindi per voi, cari telespettatori, è per il mese prossimo. Continuate a seguirci per una nuova edizione di Tester per un giorno. Ciao a tutti!